Lugano, dopo 12 giornate può essere pensato questo come uno scontro salvezza e se sì come il Padova può farlo suo? Ma sicuramente la classifica dice questo, che è uno scontro salvezza e comunque è una partita importante per il nostro percorso. Dopo la vittoria fatta ad Ascoli dobbiamo cercare di fare ancora punti e quindi è una possibilità importante in casa. Ecco, il Padova, così come il Carpi, insomma, così come tutta la Serie B, arriva a questa giornata dopo un turno di riposo per la pausa nazionali. Una pausa che può aver fatto bene, può aver fatto male. Quali sono i pro e i contro e come ci si arriva appunto alla partita in queste condizioni? Ma noi abbiamo chiamato l'allenatore, quindi queste due settimane sono servite per conoscerci un po' di più e quindi sarà difficile, sicuramente è una partita importante. E niente, diciamo che sappiamo che il Carpi è una squadra che non ha tanti punti ma che comunque è una squadra ostica, molto difficile da affrontare, soprattutto quando loro giocano fuori casa, quindi dobbiamo essere concentrati e cercare di fare la miglior partita possibile. Ecco, proprio parlando del Carpi c'è un qualcosa che non dico preoccupa ma insomma da tenere particolarmente sotto osservazione. Ma io conosco l'allenatore, anche se non l'ho mai avuto, ma ci ho giocato contro varie volte, quindi sicuramente è una squadra molto rognosa, è la classica squadra di Serie B che corre molto e che verticalizza subito, quindi dovremo stare molto attenti, soprattutto se ci faranno fare la partita nelle loro ripartenze. Dicevi, questi giorni sono stati utili per conoscere meglio l'allenatore, conoscere meglio anche le sue tattiche, insomma le sue metodologie di allenamento. Che impressione tu personalmente ne hai ricavato? Ah, diciamo che adesso il mister sta cercando di darci i concetti che vuole lui, quindi abbiamo avuto queste due settimane per cercare di conoscere, di capire quello che lui ci chiede e speriamo di riuscire a metterlo in pratica già da sabato, che è sicuramente una partita importante. Ecco, Luca Bellingheri in questo inizio di campionato, in queste 10 partite, ha avuto poco spazio perché insomma il minutaggio medio, guardando le statistiche, intorno ai 25 minuti conti, insomma da questa pausa in poi, guardando anche in avanti il futuro del campionato, di ritagliarti un po' di più spazio, magari anche con una collocazione diversa a centrocampo, e se sì, avete già studiato qualche soluzione? Qui ti chiedo il tuo pensiero qual è. Ma diciamo che un giocatore vuole sempre giocare di più, quindi diciamo che sicuramente spero di essere impiegato di più, ma quello spetterà sicuramente a me. Invece sul ruolo quello è poi il mister che fa le scelte, lui prova, sta cercando di provare vari giocatori in posizioni anche diverse, quindi noi siamo a disposizione, io in primis sono a disposizione e niente, speriamo di farci trovare pronti quando verremo chiamati in causa. C'è un posto in cabina di regia che teoricamente è vacante. Ma no, vagante, ci abbiamo i registi, quindi diciamo che no, il mister prova, fa le sue valutazioni e noi siamo pronti a interpretare ogni ruolo al meglio. Okay. Proprio su questo, diceva che tu l'avevi già fatto in qualche partita, non a mi ricordo Modena, in che occasione. Sì, ho fatto qualche partita a Modena, soprattutto perché abbiamo avuto tanti infortuni a Modena, quindi sì, l'avevo fatto, ho fatto 4-5 partite. Però di solito ho sempre giocato mezz'ala, però non c'è nessun problema. Nel senso... Come ti trovi adesso? Stai un attimo. Ma sì, adesso sto facendo gli allenamenti, sì, no, comunque mi sposto di qualche metro, non è che cambio proprio ruolo, quindi diciamo che sicuramente sono dei compiti un po' diversi, però sono a disposizione e sicuramente se sarò impiegato lì farò del mio meglio. Delle caratteristiche le hai, insomma, diciamo. No, ti piace comunque giocare la palla? Sì, no, sicuramente mi piace giocare la palla, ci si inserisce un po' meno lì, sì. Però diciamo che sono a disposizione in base a quello che il mister deciderà e vorrà fare, noi faremo. Fisicamente è più dispendioso? Sembrerebbe meno dispendioso, nel senso che uno sta davanti alla difesa, però poi devi anche un attimo avanzare, eccetera, rispetto alla mezzala che si inserisce da una mano all'esterno. Può essere un attimo più... Sì, ma non lo so, ti dico, alla fine dipende dalle partite, perché quando poi ci sono partite che magari sei più basso o corri meno, magari partite che invece devi fare delle ripartenze o c'hai più campo da coprire, è un po' più dispendioso, quindi diciamo che sono è un ruolo simile, anche se con compiti un po' diversi, però non è un problema, quello ci si adatta e vedremo. Però non so ancora dove giocherò, se giocherò, quindi vedremo. Senti, con l'Ascoli c'è stata questa vittoria importantissima, che è anche una delle squadre su cui fa la corsa per la salvezza. Adesso avete un calendario, no, che vede scontri diretti, eccetera. Quanto è importante anche a livello psicologico sfruttare l'onda lunga di quella vittoria? No, sicuramente è importante, è stata una vittoria importante. È stata una vittoria importante fuori casa contro una squadra che comunque stava bene, aveva
fatto le ultime due partite aveva vinto, quindi diciamo che dai, era un, ci serviva come, come fiducia, e diciamo che adesso abbiamo partite abbordabili, che però in Serie B sono tutte da giocare, quindi sono partite difficili e cerchiamo di prenderla una per uno partendo dal Carpi nel migliore dei modi. Tu personalmente hai qualche ricordo legato a partite col Carpi o non so, aver fatto gol, qualcosa, qualche situazione, cose particolari? Ci ho giocato contro, sì, sicuramente ci ho giocato contro varie volte, però non ho, non ho ricordi particolari, impresso. No, no, no. Gol, per, ho giocato un paio di volte, penso che non mi ricordo di avergli fatto gol. No, c'è sempre tempo. Sarebbe bello. Infatti.